Ciao ragazze, sono tornata con un altro video. Questo sarà il video dei preferiti del mese. Prima di iniziare, innanzitutto volevo scusarmi per il mio pessimo aspetto, i capelli arrugliati in un tuppo. Penso grondando sudore da tutti i pori, penso che si possa notare, ma si crepa di caldo, si crepa di caldo e io crepo di caldo ancora di più perché non ho aperto la finestra, cioè aperta, ma è a metà persiana abbassata. Perché stanno facendo i lavori sulla facciata del mio palazzo praticamente, e quindi ci sta il ponte mobile dei muratori e spesso e volentieri me li ritrovo pure vicino alla mia finestra e per evitare insomma di far vedere i cazzi miei a questi imbecilli schiatto di caldo. Mi dovete perdonare per questa maglia scellata, però vi ripeto, io sto veramente, veramente morendo di caldo. Abbiamo persino dovuto smontare l'aria condizionata. Quindi immaginate come sto. Comunque, voglio ringraziare prima di iniziare tutte le ragazze che si stanno iscrivendo al mio canale. Siete in tantissime e questo mi riempie il cuore di gioia. Vi ringrazio, vi mando un bacio. Mando un bacio alle mie iscritte solite. E volevo farvi vedere, insomma, il contest, ovvero io. Sto prendendo appunti sui vostri commenti. Per ora ad avere la meglio sono i prodotti per occhi, poi rispondi a questa domanda all'orecchio e come colore se la giocano il viola, l'azzurro e il rosa. Insomma, vi volevo aggiornare sul mio sondaggio che ho fatto per voi per far esprimere anche una vostra preferenza. Quindi, dato che ho visto che che gli occhi hanno una vittoria schiacciante, mi sono attivata e ho preso qualcosa per gli occhi prima che finiva. Ovviamente non vi dirò cosa. Comunque iniziamo subito con i preferiti del mese. Ovviamente non vi faccio vedere quello che realmente utilizzo. Realmente utilizzato in questo mese, quindi se sono gli stessi prodotti è perché insomma li ho utilizzati, non è che metto prodotti nuovi che sì, ho utilizzato, però più, vi faccio vedere i prodotti che ho utilizzato più spesso, insomma. Allora, come primo prodotto ovviamente posso dire che ho utilizzato tutti i giorni questo eyeliner della Fijian Formula, in particolare il marrone, per rifare le sopracciglia. Infatti si è scavato, come potete vedere. Sono molto contenta di questo perché almeno lo sfrutto. Per utilizzarlo normalmente non l'avrei sfruttato perché preferisco l'eyeliner nero a quello marrone. Comunque questo posso dire che questo prodotto mi sta piacendo tantissimo, anche con questo caldo non mi sta creando problemi, non si scioglie, rimane lì fermo. Addirittura trovo anche difficoltà a struccarlo, però penso sia una cosa normale. Non so se sia un eyeliner waterproof, non mi voglio azzardare ad utilizzarlo anche quando andrò a mare, per dirvi, perché non so come reagisce il prodotto, per niente mi trovo tutta squagliata e non mi sembra il caso. Al limite tenterò a farmi la doccia a casa, vedremo che cosa ne esce. Il prodotto è questo qui della Fijian Formula, era per occhi marroni, brown eyes, e per quanto dice qui dovrebbe scadere tra 4 anni, però mi sembra un po' strano che c'è tipo una 4Y, tipo 4 years, credo, non lo so, perché non me lo metti a fuoco? Non so perché, comunque penso che si può vedere da lontano questo 4Y e io ho pensato, bah, sarà la scadenza perché sulla confezione non ricordo di averla vista. Scusate, gli occhiali se ne cadono perché mi sta sudando anche il naso. E comunque voglio riprovare, ecco qua, vedete 4Y, secondo me è 4 anni, poi correggetemi se sbaglio, se o magari non è così, a me sembra strano perché non credo che un prodotto possa durare così a lungo. Poi, tra i preferiti del mese c'è anche questo pennellino qui da sopracciglia, infatti sì, è tagliato e può essere anche utilizzato come liner, però lo considero abbastanza grande per utilizzarlo come
come pennellino d'eyeliner. Questo è del set di pennelli della Nico, con il quale mi sto trovando davvero bene. Infatti una mia iscritta mi ha chiesto se potevo dargli un consiglio sull'acquisto di un set di pennelli buono. Io gli ho consigliato sia quelli Sigma perché ne ho sentito parlare bene da tutti, e sia questi pennellini qua perché hanno un'ottima resa. Io li lavo spessissimo, non mi hanno perso peli, non mi hanno creato alcun problema, sono ottimi di qualità, davvero ottimi. Infatti se l'anno prossimo li troverò, prenderò un set più grande, insomma. Questo qui è il BR07 Sable, e sono dei pennelli coreani. Poi volevo farvi vedere la differenza fra i due tipi di pennelli, ovvero il pennello da sopracciglia e il pennello d'eyeliner. Vedete, questo è il pennellino d'eyeliner, che è della Splash Cosmetics, e questo è da sopracciglia. E questo qua si può utilizzare anche come pennello d'eyeliner, però è un pochino più complicata la resa di una linea bella sottile. Questo qui invece è proprio adatto per l'eyeliner, questo della Splash Cosmetics, che poi è il pennellino da ombretto qua, molto carino. E niente, volevo far vedere questo paragone, cioè volevo mostrarvi tutti e due i pennelli per farvi capire la differenza. Poi sono tra i prodotti miei, tra i preferiti, che sto utilizzando davvero tutti i giorni. Vado a caspita. Sto utilizzando per fare il contouring quando fa meno caldo. In questo periodo, devo essere sincera, in questi giorni sto evitando di mettermi più robe possibile per dosso, perché si crepa di caldo e si schiatta. Io non so davvero se arriverò stasera, ma io vi giuro, andrò al lavoro in queste condizioni perché tengo i capelli lunghi, non riesco a tenerli lunghi, veramente io sto morendo di caldo e non ho parole per il caldo che fa. E questo utilizzando questa ho utilizzato in questo mese questa la Terra della Sun Club, la 02 Sunny per le brunette, questa qui, e c'ha due colorazioni. Molte ragazze mi hanno chiesto come dove la trovo, no, come che mi hanno detto. Volevo sapere il numero. Ovviamente questa terra qui è indicata per le brune. Per chi invece è bionda c'è proprio la 01, che non mi ricordo il nome, però è una terra un pochino più chiara di questa. Io l'ho presa per le more ed è la 02 e mi trovo molto bene. Tra l'altro ha un odore di cocco stupendo, che purtroppo però devo dire la verità, sta andando piano piano scemando l'odore di cocco. E questa qui sto utilizzando spesso per fare un contouring, insomma, veloce, quando, insomma, ho tempo, quando mi va e quando fa meno caldo. Poi vediamo un po'. Ovviamente sto riutilizzando, cioè mi dispiace far vedere sempre questa cipria, però io ve la è tra i preferiti di questo mese perché io la voglio finire, cioè sta ancora qua, ancora non finisce. Devo essere sincera, mi ci sono trovata davvero bene. All'inizio non sono riuscita ad applicarla, non avevo un'ottima resa perché avevo sbagliato l'applicazione. La utilizzavo con un piumino da cipria che però mi dava un effetto un pochino troppo artefatto, sembravo una bambola di porcellana che pian con il passare delle ore poi si andava a crepare, quindi non mi piaceva assolutamente. Poi ho provato ad applicarla tamponando sul viso dopo l'applicazione del fondotinta per mattificare il tutto con un pennello da terra, e mi ci sono trovata davvero bene. Innanzitutto l'ho utilizzata anche per tamponare il fondotinta minerale che ho applicato, perché non mi piace molto il oddio, si rompeva. Non mi piace molto il fondotinta minerale, purtroppo è più forte di me, ho sempre paura della resa che va via, che mi trovo a chiazze da una parte ce l'ho, dall'altra non ce l'ho, quindi ci ho applicato per sicurezza questa cipria qua. E dà un effetto davvero molto naturale, mattifica e devo dire che dura a lungo. Devo ripassarla giusto nella zona T perché, come potete vedere, si è un po' lucidata per via del sudore. Purtroppo, ragazze, fa caldo, non ce la faccio, lo ripeterò sempre. Mamma, che schifo, perdonatemi davvero. Ok. E quindi questa qui. Per chi, insomma, non adesso, insomma,
stavo vedendo i miei video, oppure per chi mi vedrà, io vi faccio vedere che la 04 Perfect Beige e la Cipria è la Essence Mattifying Power, se è cancellato, però fidatevi, è quella. E credo proprio che magari la ricomprerò, non so se in una tonalità più scura per via dell'estate, però mi è piaciuta come prodotto con una giusta applicazione, quindi mi sa che la ricomprerò anche a un prezzo irrisorio, tipo di quasi 2,99 o 3,49, una roba del genere. Se non sbaglio, l'ho scritto nel il prezzo di questa qui l'ho scritto nel video della sfida, trucco completo a 20 euro, quindi per chi è interessato può andare a vedere lì. Poi, come illuminante sto utilizzando spessissimo questo qui della Sun Club, non vedo l'ora di andare a mare per abbronzarmi, perché così lo posso provare anche un po' più cioè sul décolleté. Per ora l'ho applicato solo sugli zigomi, mi piace tantissimo. Ovviamente ha una durata di 5-6 ore, se vi aspettate che vi dura tutto il giorno fino a sera tarda, no, io ad esempio lo utilizzo molto spesso il venerdì e il sabato sera e mi dura fino insomma 5-6 ore, quando torno già a casa verso le 2:30, 3 meno un quarto non ce l'ho più, però sinceramente per il prezzo che ha e per il cioè per il prezzo che ha e il prodotto comunque offre una resa insomma buona, 6 ore non è poco. Lo noto anche perché quando, non so, vado sia quando lavoro che quando, non so, vado in qualche ristorante, vedo che ce l'ho, poi quando pian piano va scemando. Ovviamente questa qui è una polverina. Aspettate, voglio farvi vedere se riesco il colore. È una polverina dorata. E quando torno a casa mi restano giusto pochi pochi glitterini. Non riesco, non vi farò lo swatch perché tanto non si vedrà mai. Vedete questa cosa che brilla? È proprio l'illuminante. E insomma con il passare delle ore va via. Però la resa è buona, ovviamente. E quindi lo sto utilizzando spesso. Prezzo non lo so perché questo qui me l'hanno regalato le mie amiche, però sicuramente costerà poco come tutti i prodotti della Essence, hanno un prezzo giusto. Poi, allora ho fatto vedere questo, la terra ve l'ho fatta vedere, poi ho riscavato dentro alla cosina qua, alla cassettiera, questo blush della Project che avevo accantonato e lo utilizzo sia come blush che come terra. È molto comodo come prodotto perché offre sia il blush che la terra, oppure potete mischiare due colori. Come vi ho fatto vedere nel tutorial, e vi esce questo rosino qua, molto carino. E lo sto utilizzando abbastanza spesso, l'ho riscovata dentro alla cassettiera. In verità me l'ha fatto ricordare, mi ha fatto venire in mente Eleonora, ciao tesoro, e che ce l'ha anche lei uguale. E diceva, ma c'ho anch'io questa cosa qua, ma devo andare a vedere. L'ho riscoperta e l'ho utilizzata in questo mese, anche perché è un peccato, insomma, accantonare i prodotti e non utilizzarli. E mi sono trovata bene, molto comoda. La terra, ad esempio, mi piace perché è matte. Mi dispiace solo che di questi prodotti qua, almeno nella mia città, a Salerno, non li trovo più. Sono stati sostituiti dalla Shaka nelle OVS. Questa qui l'ho comprata quest'inverno, dove insomma l'OVS trattava Essence, Project e un'altra marca. Ora ad esempio la Project l'hanno proprio tolta di mezzo qui a Salerno, sia nell'OVS al centro commerciale che al centro di Salerno, per sostituirla con la Shaka. Infatti una ragazza mi ha chiesto dove avevo comprato questo prodotto. L'ho comprato all'OVS, però purtroppo neanche io riesco più a trovare questi prodotti qua, non so il motivo. Qualche mese fa c'era qualcosa in offerta di questa marca qui all'OVS, però erano tutti prodotti che un poco rotti, oppure che avevano provato, si vedevano tale e quali le ditate delle persone sui prodotti, e non mi sembra per caso, anche se costavano 2-3 euro, niente di più. Infatti questa qui l'ho comprata al 70% di sconto e l'ho pagata 2,50 euro. Poi sto utilizzando come blush, questi qui sono ottimi, gli Allover Color Stencil,
Di All'Over Color Stick di Elfo. Io ho sia la colorazione Lilac Petal che Golden Peach. Se mi si mette a fuoco. Niente, hanno una scritta minuscola, quindi. Oh, niente. Comunque, Lilac Petal e il Golden Peach. Avevo anche il Persimmon, ma il Persimmon ha fatto una fine misera, poverino. Si è rotto il packaging, anche perché il packaging, ragazze, fa schifo. Cioè, si usa così. E praticamente questo è quello che mi è rimasto del Lilac Petal. E praticamente mi si è spaccato qui il Persimmon, si è tolto questo cilindro tipo questo coso e si è spaccato in due pezzi e il prodotto mi è caduto per terra, si è rotto, quindi l'ho dovuto buttare. Questi qui mi piacciono perché sono molto pratici, danno colore e luminosità al viso. Infatti qua, se magari vi scocciate di utilizzare un blush in terra, prendete questo, fate tatta, oppure io lo utilizzo. È preferibile che lo tamponate sul viso e rilascia insomma la luminosità, una bella luminosità. Io lo utilizzo anche come tipo primer per i blush che non funzionano, che magari non scrivono molto o non hanno una buona durata. Metto questi qui da sotto come base e devo dire che il blush mi dura poi tutta la sera, quindi un'utilità anche questi cosini ce l'hanno. Per chi magari non gli piace la resa sul viso, vi consiglio di utilizzarli come primer per i blush che non vi piacciono, cioè per i blush che non vi scrivono o vi durano poco. E quindi questi due qua, mi dispiace che non me li ha messi a fuoco, ci voglio riprovare. Ecco qua. Però come vedete, il Lilac Petal è quello di sopra e il sotto è il Golden Peach. Poi, sto utilizzando come prodotti labbra questi due cosi qui. E sono il gloss della Delia Cosmetics e questo qui della NYX, il 375 575 Brighton Peach Peach, questo qui che già avete visto nel tutorial, mi piace tantissimo, dà colore alle labbra, dura tutta la giornata. E questo qui lo utilizzo per tutti i giorni, quando magari mi scordo di portarmi in borsetta il lucidalabbra del giorno, per dirvi, e mi porto questo qui, che alla fine è un trasparente con dei riflessi rosa, tipo glitterati, non so se si può vedere. Niente. Comunque ha dei riflessi rosa, va bene con qualsiasi tipo di trucco, mi tengo in borsetta questo qui e lo devo dire la verità, lo sto sfruttando spesso perché mi scordo sempre insomma il gloss del giorno e sto utilizzando molto questi due prodotti qua e niente. Per chi è iscritto già li ha visti, questo qui io lo straconsiglio per la durata perché io rimango basita ogni volta che lo indosso perché l'ho pagato pochissimo, tipo 2,99 euro, però devo dire la verità, mi dura tutta la sera e anche se ci mangio sopra mi resta comunque quell'alone glossato, bellino proprio. Un altro prodotto che sto utilizzando è la Terra di Mua Mosaic Bronzer, che però io utilizzo come blush, perché come terra è molto molto scura, mentre la sfrutto per insomma i quadratini, soprattutto questi qui più rosini, la sfrutto questo qua in particolare, insieme a questo, con il pennellino della Essence da Blush, prelevo il colore, fa un effetto molto carino. Se riesco, per non far cadere la cialda, perché non è il packaging questa qui, perché era un sample che io ho acquistato da sempre al Cosmoprof, e del colore è questo qua, molto luminoso come potete vedere. Se invece volete un effetto più scuro, ci stanno gli altri quadratini con il marrone, il rosa un po' più scuro, vedete? Questo è il chiaro e questo è lo scuro. Come effetto. Poi
Un altro prodotto che sto utilizzando è la palette della Storm insieme allo Stay All Day per fare il trucco luminoso che ho visto da Paper Chocolate che io adoro. E praticamente sto utilizzando, ho utilizzato della palette della Storm, faccio vedere subito, per realizzare il trucco luminoso questi due colori qua, uno e due, e sopra, su tutta la palpebra mobile, sopra ci passavo lo Stay All Day, il Glammy Goes To, questo qua. Adesso vi faccio vedere il colore. Ragazze, perdonatemi, si è spenta la registrazione della webcam, ma comunque vi stavo parlando della palettina della Sleek. Praticamente utilizzo quei due colori insieme al Glammy Goes To di Sleek. Lo prelevo con un pennellino piatto sintetico e lo metto su tutta la palpebra mobile. Poi sfumo nella piega un marroncino, tipo questo qui che ho sfumato con questo verde, e il trucco luminoso è fatto praticamente. È un effetto molto bello, lo vedete anche in un video che ho registrato, e ho quel trucco là, se non sbaglio quello del guantino della Magic Peeling, e ho fatto questo trucco. In questo mese devo dire che l'ho fatto spesso perché sembra complicato come cosa, ma è davvero molto semplice e veloce, e ho utilizzato insomma questi prodotti qua. Poi ho utilizzato questo mese qua del Love Extreme, lo adoro, mi piace, fa delle bellissime ciglia, è un nero intensissimo, volumizza davvero le ciglia, non crea grumi, non mi cadono le fibre del mascara a fine serata qui sotto, come mi capita con altre mascare. Seppure non ha le fibre, questo qui si secca e mi crea comunque dei tipo. Il mascara si secca e mi si sgretola e mi cade tutto qua sotto, e questo difetto me lo fanno abbastanza mascara. Me lo fa addirittura anche il vampo della pupa, infatti ci devo mettere sempre un mascara top coat sopra. Io utilizzo quello lì di Kiko. E niente ragazze, io come video insomma è finito qua. Io spero che vi sono stata utile, spero che i miei prodotti vi siano piaciuti, lasciate un commento. Avrei voluto girare anche quello dei promossi e bocciati, però ho notato che si è fatto tardi, sono le 4:24, devo prepararmi per scendere al negozio. Ci vediamo prestissimo nel prossimo video ragazze con i promossi e bocciati e con un nuovo video tag. Ciao ragazze!